ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati. Sul mio canale. Allora, oggi facciamo una voce fuori campo, quindi vi farò un voice over, anche perché durante la registrazione di questo video ci sono stati piccoli problemi tecnici per quanto riguarda la registrazione audio, quindi per non, diciamo, registrare tutto il video da capo, anche perché mi era impossibile farlo, ho pensato di farvi questo voice over. Spero che sentite tutto bene. Oggi vi farò vedere il mio penultimo, dico penultimo perché dire ultimo è un po' riduttivo, acquisto fatto da un negozio online che si chiama The Cool Plant Shop, sì, se non mi sbaglio. È un negozio di Roma, quindi è situato in Italia. La particolarità di questo negozio è che se siete delle parti di Roma potete andare a ritirare l'ordine direttamente in negozio. Non so se fanno vendita diretta perché non ho capito bene attraverso la descrizione, però da quello che ho capito, se siete dalle parti di Roma potete ritirare il vostro ordine, ovviamente fatto online, direttamente in negozio, così da non pagare la spedizione. Comunque la spedizione si aggira sulle 12 euro, quindi non è eccessivamente cara. La qualità delle piante devo dire che è ottima, quindi se anche voi siete amanti delle piante vi consiglio di farci una capatina. Ovviamente questo video non è sponsorizzato, nessuno mi paga e nessuno mi dà niente gratuitamente, però ci tengo a diciamo a parlarvene bene, perché io ho fatto vari ordini per quanto riguarda questo negozio e mi sono trovata super benissimo, sia per quanto riguarda i prezzi e sia per quanto riguarda anche il metodo di spedizione e imballaggio. Non ci perdiamo troppo in chiacchiere, vi faccio vedere il pacco che mi è arrivato, che ovviamente contiene, mi sembra se non erro, 6 ordini, di cui 2 molto piccoli, e quindi vi faccio vedere il suo contenuto. Come potete vedere dalle immagini, la scatola è ben imballata al suo interno. L'unica pecca, diciamo, è che utilizzano molto molto nastro adesivo, ovviamente per tenere tutte le piante, diciamo, fisse stabile all'interno della scatola, perché ovviamente sappiamo che ci sono degli autisti, insomma dei corrieri, che i pacchi non sanno gestirli molto bene, specialmente questi pacchi molto particolari. Quindi sì, l'unico problema è che, come vi ho detto, utilizzano molto molto nastro adesivo, però ovviamente per tenere fermi tutti questi vasi c'è bisogno appunto di un imballaggio abbastanza forte. Ovviamente mentre sto parlando vi farò vedere attraverso questo video gli ordini che ho effettuato. Allora, gli ordini che ho fatto li ho fatti venerdì scorso, quindi la scorsa settimana. Ovviamente il lunedì successivo era il 25 aprile, quindi era festa e quindi l'azienda non ha spedito, ha spedito il martedì, e l'ordine mi è arrivato attraverso UPS venerdì, quindi mi è arrivato ieri. Quindi ieri, per voi non so se sarà ieri, per me era ieri. Quindi mi è arrivato il venerdì successivo, quindi fra una cosa e quell'altra una settimana all'incirca ci vuole per diciamo ricevere l'ordine. Allora, la prima pianta che vi faccio vedere in questo video è una pianta abbastanza grande, quindi è una pianta già abbastanza adulta, e non è altro che lo Schindapsus Silver Ane. In questo caso è nel basket da appendere, quindi molto molto già molto molto pratica anche questa cosa, il fatto che arrivi già con, diciamo, il suo gancettino per poterla appendere. Insomma, poi dopo vedete voi come poterla mettere questa pianta. Essendo una pianta, diciamo, allungante, si può decidere di metterla sia rampicante, quindi mettere un tutore di sostegno, farla arrampicare, oppure farla scendere, quindi in questo caso farla scendere giù a cascata. Se volete, diciamo, ridimensionare le proprie foglie, perché è una pianta che può, diciamo, maturare molto facilmente e quindi avere foglie anche molto più grandi, vi consiglio di metterla su un tutore magari di sfagno. Con il tempo, se lei si arrampica, essendo una pianta, diciamo, rampicante, e mano a mano andrà, diciamo, a maturare, quindi ad ingrandire le proprie foglie. Invece se vi piace magari tenerla ricadente, è possibile anche fare questo
Questa pianta è molto molto semplice da propagare, ovviamente si propaga molto rapidamente, quindi fa radici molto rapidamente, e diciamo che è una buona pianta per chi magari non ha moltissima luce all'interno della propria casa, quindi la consiglio a coloro che non hanno tantissima luce. Ovviamente non esiste pianta che starà al buio, ovviamente tutte le piante avranno bisogno di una quantità sufficiente di luce. In questo caso questa pianta, anche se viene messa in una posizione un pochettino più lontana dalla finestra, quindi non proprio appiccicata alla finestra, vivrà ugualmente. Allora, passiamo alla seconda pianta. Allora, questo qui è un philodendro Brandytianum, se non mi sbaglio. Comunque vi metterò tutti i nomi di riferimento e la descrizione della pianta sotto, mentre vedrete questo video. Anche questo è un'aracea, quindi è una pianta rampicante, quindi anche questa avrà bisogno di un palo, quindi di un sostegno per potersi arrampicare. E come vi ho detto prima, mano a mano che la pianta andrà a arrampicarsi sul sostegno che voi le darete, tenderà a maturare, quindi tenderà a fare foglie molto molto più grandi. Come vedete, anche questa ha una livrea diciamo sull'argento, quindi ha queste maculature d'argento che, se le guardate alla luce del sole, sono molto brillanti, sono sparkle praticamente. La particolarità di questa foglia, quindi questo filodendro, è molto simile allo Scindapsus che avete visto prima. Come potete vedere, la foglia ha queste particolari maculature che non sono altro che piccole sacche d'aria che sono, diciamo, sulla lamina fogliare. Infatti, se noi andiamo a prendere un piccolo bisturi, andiamo a grattare la parte argentea, vedremo che non è una, diciamo, una variegatura come ci sono in tantissime piante variegate, ma sono solamente queste sacche d'aria che formano appunto questa particolare gioco di argento sulla foglia. Poi la prossima pianta che vi voglio far vedere sono due piantine di Hoya. Allora, non mi ricordo sinceramente adesso, così, si chiama Lisa da quello che ho letto, non mi ricordo il suo nome per intero. Comunque mi sembra si chiama Hoya Lisa, mi sembra così, comunque vi metterò giù il nome. Di questa ne ho prese due piccole talee, due baby talee, perché appunto volevo fare un vasettino unico. Di queste piante non avevano, diciamo, la pianta grande, avevano solamente delle piccole talee, quindi ne ho prese due per poter fare un vasettino unico. Anche questa è molto molto carina, ha queste foglie variegate un pochettino sul verde chiaro, un verde scuro, quindi ha vari disegni sulle foglie. E anche il fiore, devo dire che è molto carino. Vi metterò una foto anche del fiore che fa appunto questa Hoya. Allora, un'altra pianta che voglio farvi vedere è un'altra Hoya. Questa qui è una Hoya lagunosa splash, come potete vedere dalle foglie che vi faccio appunto vedere in questo video. Praticamente sono argente, vedete, le foglie sono di un colore argento e hanno queste, diciamo, schizzi di verde, vedete, sono molto molto carine. Anche il fiore di questa Hoya è veramente molto carino. Ovviamente, a differenza delle altre due di prima, questa è un'Hoya adulta, quindi insomma ha già il suo bel apparato radicale, ha già, diciamo, vari getti. Anche questa è un'Hoya che si può decidere di tenerla, diciamo, ricadente oppure rampicante, perché come vedete sullo stelo di tutta questa Hoya, quindi dove appunto ci sono attaccate le foglie, vedete, ci sono delle radici avventizie. Quelle radici serviranno per attaccarsi su eventuali tutori che andremo a utilizzare per far arrampicare la nostra Hoya. Poi un'altra pianta che ho voluto fortemente e tantissimo, quindi ho fatto una ricerca abbastanza folle per quanto riguarda questa pianta, anche se in questo momento si trova veramente da tutte le parti e, spulciando bene, si trova veramente a un prezzo modico. In questo caso io questa qui l'ho pagata pochissimo. Ovviamente è diciamo un taglio, quindi una talea, non è una pianta grandissima,
però insomma è sempre una bellissima pianta. E questa qui praticamente è il Ficus elastica shiveriana. La particolarità di questo ficus appunto sono queste foglie, questa variegatura di foglie di un color diciamo panna, un verde diciamo molto chiaro, con varie variegature di verde, quindi dal verde scuro, dal verde chiaro. E la particolarità di queste foglie è che quando diciamo l'apice emette nuova foglia, sarà di una colorazione su il rosa abbastanza scuro, quindi piano piano poi andrà diciamo a schiarirsi e a avere la sua variegatura. Quindi se siete interessati, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Molto molto semplice, basta cliccare il pulsantino che troverete sotto questo video, iscriviti, attivare la campanellina delle notifiche e se volete potete seguirmi anche su Instagram, mi trovate a eleonoraocchibelli81, dove anche lì vi metterò aggiornamenti, stories e foto per quanto riguarda i miei video qua su YouTube o della mia vita in generale. Quindi se volete altri video inerenti alle piante, o magari volete video inerenti al make up o quant'altro, perché appunto il mio canale è un canale misto, quindi qui potrete vedere un po' di tutto per non annoiarvi, vi consiglio di iscrivervi. Quindi io ragazzi vi rinnovo i miei saluti, vi mando tantissimi bacioni e ci vediamo prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao a tutti.